dell'incontro etico con l'altro, del rapporto interpersonale, rivolgersi al tu come momento vissuto insieme agli altri due, non come un dopo, ma che è semplicemente completa, ma come aspetti diversi di un'unica compiutezza. E poi, appunto, di nuovo il circolo si ripete, perché potremmo dire che anche nell'arco di una stessa vita si ritorna più volte lungo le stesse tappe. Oppure potremmo dire che anche stando solo nelle prime tre è già un bel mestiere, potremmo dire, cioè mettersi alla ricerca, scoprire le tracce, scorgere una parte, poi magari quella parte la perdiamo di nuovo. Allora dobbiamo rimetterci a vedere le tracce e poi magari di nuovo la prendiamo, magari afferriamo la coda, però ci sfugge e allora ci rimettiamo alla ricerca. Talvolta non sentiamo più nemmeno il bisogno della ricerca e quindi dobbiamo ripartire dalla prima tappa. Ma anche qui, in un certo senso, ogni tappa ha la sua perfezione. Zeami, maestro del teatro, no, diceva che non dobbiamo immaginare lo sviluppo e il tirocinio di un attore che raggiunge il suo fiore, lo chiamava lui, Hana, la sua compiutezza, solo fra i 30 e i 40 anni, che è il massimo, fra i 30 e i 45, l'apice. No, c'è un fiore del no, del teatro no, nel bambino che inizia a 7 anni, che era l'età tradizionale in cui si inizia il tirocinio. C'è il fiore del teatro no dei 20 anni, c'è il fiore dei 30, c'è il fiore dei 40, c'è il fiore dei 70, degli 80, dei 90. Ogni momento ha la sua compiutezza. Quindi anche questo percorso è sì un simbolo, diciamo, di una ricerca, di un processo, ma al tempo stesso ogni istante ha la sua perfezione. Potrebbe essere anche che dopo che mi sono risvegliato, lo spirito del Bodhisattva, cioè aiuto gli Sì, altri, intorno però. aiuto gli altri a. Certo, non resto a parte, non resto semplicemente staccato dal mondo, ma ritorno nella. Per aiutare gli altri. Sì. Con questo aiutare gli altri, che è in realtà poi spontaneità gratuita. Quindi il Bodhisattva, l'essere la cui essenza sattva è la Bodhi, l'illuminazione, lo fa appunto anche qui, perché è la sua respirazione naturale. Così come noi non operiamo con la nostra volontà cosciente il battito, la pulsazione cardiaca. Il cuore batte perché batte. E Bodhisattva è colui che torna al mercato perché è quello il suo modo di vivere. Bene, le campane ci legittimano a chiudere. Posso dire una parola aggiunta così, no? E giungere poi a capire che se tu puoi fare tutto questo passo, lo fai perché altri invece non hanno nemmeno potuto partire. Ecco, allora lì proprio la bellezza dell'Eucaristia. Non mangerò più e non berrò più finché non siate tutti nel regno del Padre, no? Vedere poi tutto questo come tutta l'umanità sta camminando, no? E chi può arrivare fino a questo stadio lo fa perché altri invece hanno fatto da base e la vita li ha tolti dopo la nascita oppure non ha dato loro la possibilità di svilupparsi. Grazie. Grazie. Ripeto, questo qua, sono visto che sono finiti, se qualcuno desidera ancora, fotocopiamo immediatamente. Inoltre, se qualcuno vuole dare la sua firma a Pecoraro Scagno, per la mattanza, si rivolga a Piero e così riceve le indicazioni come fare. Quale sito? Ecco, nel sito Vangelo Zen. Nel sito c'è il link. Allora noi ci vediamo alla fine di febbraio.